Uno spaventoso uragano, quello che si è abbattuto in pochi minuti sulla città di Arezzo, passata in un attimo dall'afa un impressionante diluvio di acqua, vento e grandine. Numerosi danni che si sono registrati un po' ovunque, alberi caduti in strada, cartelli sradicati, allagamenti. Circa 150 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per alberi, rami, tegoli e oggetti pericolati. Ad aiutare i pompieri aretini sono arrivati rinforzi da Firenze e Siena. Purtroppo ci sono stati anche due feriti. In via Fiorentina è caduto parzialmente il tetto della telecontrol, ha ferito un operatore di 60 anni di Cavriglia, portato al San Donato in codice rosso. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. In città una donna si è rotta il femore dopo essere caduta per l'improvvisa apertura delle ginestre. Paura ingenti danni anche al Palaestra Mario D'Agata, dove è crollata una parte del tetto. Per fortuna illesi i bambini presenti per partecipare ad un campus estivo. In zona Giotto una famiglia rimasta incastrata dentro l'auto, per fortuna è riuscita ad uscire illesa. Gravi danni anche nei pressi della stazione di Arezzo. Le raffiche di vento hanno superato gli 80 km orari, sfiorando in alcuni momenti i 100. In termini meteorologici, come spiega Bernardo Buzzini, amministratore unico dell'AMA, si sarebbe verificato un groppo di vento, cioè un incremento violento della velocità media del vento che ha dato origine a un colpo provocato dalle forti correnti che si trovano all'interno della cella temporalesca. La sala operativa provinciale della Protezione Civile e il Comune di Arezzo hanno coordinato l'operazione di intervento, liberando le strade da detriti anche grazie alla collaborazione dei volontari. È partita la stima dei danni, che si annuncia ingente. Al momento non si segnalano persone sfollate, ma sono comunque disponibili, in caso di necessità, 24 posti letto messi a disposizione dal Comune di Arezzo.